Adesso andremo a visitare la chiesa di Santa Maria Novella. Si chiama così perché quando sono arrivati qua i domenicani era un quartiere abbastanza periferico, diciamo, di Firenze, e quindi l'hanno chiamata così come per dire nuovo, una chiesa nuova. La chiesa è stata, ecco, i domenicani. Se vi facessi la domanda e vi chiedessi, abbiamo già incontrato i domenicani nella nostra vita? Al convento, bravissima. Convento di? Come si chiama il convento di? San Marco, bravissima. Come per dire quindi che i domenicani erano importantissimi, erano dei frati che predicavano, no? Era il cosiddetto, come dire, monachesimo, ma erano sicuramente dei frati, avevano un convento qui come là a San Marco, eccetera. Però più che altro si dedicavano alla predicazione, erano ordini mendicanti, ecco. Sapete qual è l'altro ordine mendicante importante oltre ai domenicani? Francescani. Quello dei francescani. Ieri abbiamo visto Santa Croce, in un certo senso Firenze la possiamo vedere proprio inglobata fra domenicani da una parte, qui Santa Maria Novella, e francescani dall'altra, Santa Croce, che abbiamo visitato ieri. E dovete sapere che Dante frequentò sia i frati domenicani sia i frati francescani, e noi studieremo questa cosa quando faremo il paradiso. E quando vedremo che verranno diciamo presentati i francescani e i domenicani da appunto San Tommaso, che è un domenicano, presenterà San Francesco, mentre invece un francescano presenterà San Domenico. Si completava una vicenda, perché i domenicani erano più predicatori, mentre invece i francescani si basavano di più sulla carità. Ma di fatto stavo dicendo che Dante seguì le lezioni sia dei domenicani sia dei francescani. L'anno prossimo, quando studieremo Galilei, ricordatevi di questa Santa Maria Novella, perché incontreremo dei frati domenicani che se la prenderanno un po' con Galilei. Anzi, diciamo che sono stati fra i principali artefici di quella che poi sarà la condanna di Galilei, alcuni dei frati domenicani che risiedevano qui a Santa Maria Novella. Incominciarono a fare la chiesa tra il 200 e il 300. La facciata fu completata da Leon Battista Alberti. Quindi iniziata in periodo... Ecco, dimmi. Prof, ma dopo Anticristo, dopo? Dopo, sì. Questa è una chiesa medievale, diciamo, tra virgolette, doveva essere una chiesa gotica. Però, notate, bellissime quei due angoli che vedete, quei due angoli là sono stati aggiunti appunto da Leon Battista Alberti, sono una specie di inserto tra virgolette rinascimentale per coprire il tetto, vedete, ha messo quelle bellissime volute, si chiamano. Un'altra cosa che abbiamo notato già in altre chiese, che notiamo anche qua, è il colore. Colori, quali sono i colori? Esatto, come quello del Duomo, il bianco e verde, marmi bianchi e verdi. È ricorrente, proprio. Ricorrente, tipico delle facciate, tipico delle chiese di Firenze. Il sole, ecco. Il rosone. Guarda, anche nella forma, il sole, comunque, no? Luigi, anche nella forma, cioè, sì, molto... senz'altro. Però con qualche, per esempio, queste volute qua, sì, non le abbiamo trovate da nessuna parte. Quelle sudici? Sì. Sì, è vero, questo è proprio caratteristico di ah, Leon Battista Alberti. C'è sempre una novità. Assolutamente. È un artista famosissimo. Famosissimo, diciamo, rinascimentale. Quel verso di quante belle giovinezze, no? Quello è Lorenzo, Lorenzo è magnifico. Quanto è bella giovinezza. Leon Battista Alberti è quello che ha fatto il Tempio Malatestiano a Rimini, è un grande architetto, ma non solo, ha scritto anche dei trattati importantissimi. Allora, stavo dicendo che lui comunque fu rispettoso di com'era la chiesa fino a quando lui non l'ha finita, no? A sinistra della facciata l'ingresso dei chiostri, quindi è molto importante questa chiesa, non solo l'esterno, abbiamo visto importantissimo, ma anche l'interno e i chiostri. Sono bellissimi i chiostri dove ci sono affreschi di Paolo Uccello, che è un grande artista, diciamo, del 400, sì. Come Masaccio, come molti altri. Infatti c'è ancora una cosa di Masaccio qua in questa chiesa. Oggi pomeriggio andremo a vedere la Cappella Brancacci. Qui stamattina vedremo l'affresco della Trinità. Poi troveremo un crocifisso di Giotto. Abbiamo già detto che per quanto riguarda gli affreschi, vi ricordate Cappella Bardi e Peruzzi,
gli unici affreschi, grandi affreschi giotteschi a Firenze sono in Santa Croce. Però qui troviamo il crocifisso, abbiamo visto anche altre pale, per esempio, nei vari musei. Cappella Strozzi, con affreschi di Nardo d'Acione e una pala dell'Orcagna. Un crocifisso di Brunelleschi. Poi ancora Storia della Vergine del Battista di Ghirlandaio, affreschi di Filippino Lippi, la Cappella Rucellai. Ecco, oggi pomeriggio ricordate di Filippino Lippi perché Lippi, perché ai Brancacci troveremo ancora degli affreschi di Lippi. E infine una Madonna col Bambino di Nino Pisano. Quindi a livello sia di scultura, Nino Pisano, sia di pittura, vedremo delle cose uniche in questa chiesa. E allora Santa Maria Novella, ragazzi.